È un video? Ah, è video, io sti a bello. Siamo pronti. La mia mamma mi diceva: non amar le donne bionde, che sono tutte vagabonde. Che sono tutte vagabonde, la mia mamma mi diceva. Non amar le donne bionde, che sono tutte vagabonde. E non mi sposerò mai più, mai più, mai più. Vogliamo le bambole, vogliamo le bambole, vogliamo le bambole per fare l'amore. Vogliamo le bambole. Se la brutta non mi piace, pagherò 300 tasse. Pagherò 300 tasse. Giovani, abbiamo rischiato di non farlo il video, Siamo usciti proprio lisci lisci proprio. Però alla fine ci siamo divertiti, dai. No, per fortuna è andata, sinceramente non ci speravamo, visto stamattina come si era presentata la situazione. Vogliamo le bambole per fare l'amore. Vogliamo le bambole. Bella esperienza, poi soprattutto coinvolgere il pubblico, magari la gente che ti segue, ancora magari più coinvolgente, più ti prende ancora di più. No? Martino, non dici niente tu, Martino? Guarda, io sono stremato perché mi sono impegnato a contenere l'esuberanza di Alberto, perché lui tende a eccedere. Sì. Alberto non l'ha fatto. Però sicuro? È vero, confermo Riccardo, stava sempre ridendo e basta Alberto. Mamma mia Alberto, e ridi no un po', no? Meglio risate. Magari taglia i pezzi dove era troppo esuberante. No, ho visto che a un certo punto si stava mettendo proprio a ballare, a prendere a calci con qualcuno, no? Mancava la gonna. Il tarantato che non dovevo fermare. Vogliamo le bambole, vogliamo le bambole. Vi invitiamo sempre a visitare la nostra pagina Facebook per avere tutte le novità, pure sulla tua pagina che è Riccardo. Su Film Utopia Videomaking potete trovare tutto su Facebook, tanto oggi poi mettiamo pure le foto, sono uscite tante belle foto. Dai, ciao ciao, salutiamo, ciao, salutiamo tutti, ciao. Ciao. Viva Cizumba! E viva ci smunta pure! Buongiorno, ma ripariamo! Menda Cagliove! Come si chiama? Carmela. E lei è una ballerina, vedo dalla... Sì. E da quanto tempo balla? 5-6 anni. Ah sì? E quando è imparato? Così per da quando era piccolina. Ah, bellissimo, lei è con i galanti. Ho capito, siamo quasi parenti. Ah sì, ci vuoi raccontare un po' la storia dei galanti? Quella è da parte del nonno, che suonava i tamburelli, che suonava i tamburelli, un nonno, e quel nonno suonava sempre il tamburello, poi faceva Donna Calante, mia Donna Calante, lo comandavano a cantare. Lui come fa Donna Calante? Come fa? Donna Calante, mia Donna Calante. Però abbiamo il tamburello, chiamiamolo. Ma io lo faccio un basta. Ciao a tutti!